un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Resident Evil Revelations 2 e io non prendo in mano questo gioco da circa un mese, quindi non mi ricordo neanche più i tasti quasi, anche perché ci ho giocato poco. Dove eravamo? Claire, centro di detenzione, survival, oltretutto avevo fatto la bullaggine di mettere la difficoltà massima. Complimenti Messi. Quindi prepariamoci a morire in modo brutto. Esatto, Claire è messa benissimo, le texture che appaiono così. Claire, tu stai veramente molto bene, mi dicono. Quindi useremo Moira e la sua super torcia. Andiamo. Questi aggeggi, secondo me, ci faranno cose brutte in malo modo. Oh mio Dio. Ok, qua. Ah, c'è pure un puntino enorme sulla mappa, l'ho notato ora. Scarafaggi. Tanti, tanti scarafaggi. Ovviamente non potevano mancare. Ush, no. Vieni qua. Ok. Non sparerò a queste cose perché avrò tipo 6 proiettili. Oh mio Dio, quanti. Vai. Vai. Killali tutti. Dobbiamo scendere. Credo di sì. Sì, perché poi dovrò risalire di là. Ok. Vai. Oh, oh. No. Che bisogna puntare anche verso il basso, sennò questa a vuoto va. Bello, ci è passato in mezzo, ok, perché è uno scatolone inutile. Sono finiti, come no? Ok. Robe. Ho sentito dei passi, ce n'è un altro in giro sicuro. Eccolo. Ok, fine. Se stessi ferma, tu però... No. No, fine. Ok. Non riesco a capire se sono finiti perché lei continua a vagare per la mappa e quindi io non capisco se quello che sento sono i suoi passi o i passi degli scarafaggini, ma comunque ok. Grazie, spingi, vai, grazie mille. Ok, perfetto. Ah, ok. Se il tuo partner entra in condizioni critiche quando è separato da te... Sarà automaticamente game over. Che bella notizia. Grazie per l'info. E ovviamente lì ci sarà l'ira di Dio. Ovviamente. E io devo attivare quello. Cioè sono delle veneri di ferro con delle lame incredibili che ora partiranno a manetta. Madò, lo sapevo. Cosa? Vorrei scherzare. Oh. Punta la torcia negli occhi del nemico con L2 per accecarli e renderli vulnerabili. Sì, però scappo io, non c'è dubbio che li attacco. Che succede? Qua. Meno male che mi hanno puntato subito lì, così l'ho visto subito. Vieni. E già sono mezza morta, tipo. Ok. Killalo. Ok, abbiamo 8 proiettili, ragazzi, non possiamo permetterci di sprecare nulla, quindi andiamo a vedere... Ah, non va avanti e indietro? Ma figurati se questi... figurati se questi stanno fermi. DLC extra, ok, sto scaricando intanto gli altri episodi. Chiedo scudo. Che è? Un simbolo di Kafka. Ok. Robe. Munizioni Pliz. Perfetto. Ottimo. Abbiamo 8 proiettili. Ok, 15 proiettili. 13. Sono molto ottimista io. Ok. Sì, praticamente io la cosa furba sarebbe andarsene in giro con Moira e puntare la torcia ovunque. Ma visto che lei... Cioè ora lo farò perché Claire è mezza morta. Ma visto che lei non può difendersi, non è una buona idea. Ma va velocissimo! Dovrebbe andare. Di là! No, torna indietro, di là! Non ci sarei passata mai lì sotto. Aia! Che cazzo! Che cazzo è stato? E ovviamente non ho cure per nulla. Momento, si è curata da sola? Dobbiamo tenerla sotto controllo questa cosa? Può rigenerare la vita lei? Perché?
Tra l'altro io avrei premuto cerchio per schivare. Comunque va bene così. Vado! Che è successo? Boh, non lo so, copiamolo. Cioè si è stordito mezz'ora dopo veramente. Moira, Moira, Moira! Porca troia! Ok, come la sto gestendo male questa guerra? Adesso co... Ah! Ah, lei li stordisce! Ah! Utile. Più o meno. Moira, non morire! Moira, Moira! Oh mio Dio, ho sprecato tutti i proiettili e stiamo morendo tutti. Che è quella roba? Quella lucina là. Moira, punta là. Moira. Boh. Oh. Cura, ti prego. Vabbè, va bene anche questo. Claire, ricarica tutto. Tutto, tuttissimo. Ma io vorrei sapere cos'è che mi è esploso. Quello, sicuramente quello. Ma da dove è arrivato? Non c'era prima. Oh, guarda bastardi. Ma io come faccio a vedere quelle patacchine per terra? Non le vedrò mai. Cioè le sentirò molto probabilmente sulla mia pelle quando morirò. Ho sentito. Fide. Questa è brutta. Questa è bruttissima. Ok, no, aspetta. Ce n'è uno solo, dai, possiamo... Siamo... Se si stordisse, magari... Cioè, quattro proiettili in testa, veramente? Ok, quattro proiettili in testa per stordirlo? Guardate! Ho finito i proiettili. E adesso? Levati! Dai, 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 dai! Ok! Con lo slow-mo, attenzione! Guardate lo slow-mo fighissimo! Dai, 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 dai! Veloce. La combo della vita. Ok. Cioè io avevo cambiato per avere la torcia di nuovo. Ma questa combo potrebbe essere la nostra salvezza. Soprattutto ora che non abbiamo proiettili. Ma come le vedo io quelle schifezzine per terra? Perché ci sono? Cioè appaiono dal nulla. Dannazione. Guardate, siamo guariti di nuovo. No, allora, fermi tutti. Allora, qui i casi possono essere solo due. O questo è un errore, lei si rigenera perché è il personaggio di supporto e sarebbe una schifata. Oppure è infetta. L'unica cosa che mi viene in mente è Sherry. Sherry fa la stessa cosa, si rigenera. Ma Sherry è infetta, è stata infettata da piccola e ha questo potere, tra virgolette, enormi. Lei, che sappia io, non è mai apparsa in nessun altro Resident Evil. Quindi lei non è infetta, che sappia io. Cose che capiremo solamente vivendo e giocando. Allora, nel frattempo qui c'è il potenziamento delle armi, che però per ora non userò. Non userò le modifiche perché potrei trovare altre armi molto più performanti, visto che queste sono le prime due che ho. Quindi aspetteremo un attimo. Madò, adesso sono curiosissima. Voglio sapere cosa le è successo, sperando che non sia un errore e che venga distrutta tutta la mia teoria in un istante, ma ok. Abbiamo attivato la luce, quindi ora dovrebbe alzarsi. Non lui, ovviamente. Ok. Che schifo. Non lui, lui se sta giù è meglio. La gente. Eh beh. Oh! E non muore lui, ovviamente. Vabbè, io corro. Io corro. Velocemente! Qualunque cosa dovete fare la fatela in fretta, in frettissima, in frettissima. Oh. Porca paletta. Si può girare sta cosa, gira. Veloce, Moira, difendimi. Vai. Dai, spara fuoco. Devo venire via da qua. Porca miseria, no, dimmi che non è morta. Non succede, no, ahimè, come cazzo faccio? Ok.
Ok, no, credevo funzionasse tipo shot, cioè che quando io sparavo il fuoco in là morivano tutti, invece no, quando io sparo il fuoco in là entrano dentro in fiamme, quindi molto probabilmente mi fanno ancora più male di quello che mi dovrebbero fare. Il problema è che se devo uccidere tutte queste bestie con 8 proiettili di pistola, è un casino, cioè non ce la farò mai. Oh, bravissimo! Sì, tu sei furbo. Allora, se io attirassi quello, visto che c'è solo lui per ora, e provassi. Ciao! Funziona anche con lui? Ovviamente non gliene frega una beata mazza a lui della luce. Spazio! Ok. Ci sto mettendo del tempo, ma se non mi studio almeno le possibilità che mi danno queste cose, è la fine. Allora, accendere quel robo di fuoco non mi serve a nulla, perché avete visto che mi vengono tutti addosso. Proverò un'altra cosa, ovvero questo. Si sono bloccati a metà! No! 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 Cioè, io speravo di poterli attirare lì e farli smaciullare dai robi girevoli, come ho fatto con gli altri due prima. Ma porca miseria, boh. Claire, però, devi entrare qui, perché adesso. Boh, muore Claire. No, allora, questa cosa è frustrante. È un problema questo, eh. Cioè, avere due personaggi in Resident Evil è sempre stato un problema. Andava tutto benissimo finché ce n'era uno, poi hanno voluto inserirne due per dare possibilità di co-op, ma è veramente una cosa snervante. Dà fastidio avere un personaggio con un'intelligenza artificiale del cacchio a fianco. Allora, la mia tattica è stata smaciullata dal fatto che si fermano quei cosi, non vanno più avanti e indietro quando come io inserisco. Come io inserisco l'oggetto, si fermano. Vieni, 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 bastardo. Quindi andremo ancora ad ammazzare sto tizio perché almeno è uno in meno. Ok. E questo volevo fare prima. Il problema è che questi schifi si fermano in mezzo e non mi fanno più passare. Il problema è quello, principalmente. Quindi, allora, controlliamo bene. Di là c'è chiaramente qualcosa da spiccon. Sì, da togliere col piede di porco. Lì c'è quel coso lì fermo che non capisco perché sta lì fermo. C'è un piccolo passaggio, ma non credo di poterci entrare. Posso vedere la mappa? C'è modo di vedere la mappa? Questo è un problema, perché io posso girare quello e accendere fuoco, avete visto? Posso girare quello e accendere il fuoco, ma passano lo stesso, non vengono shottati. Io pensavo proprio venissero shottati, cioè che me ne rimanessero dentro almeno un paio, ma che quelli fuori non potessero entrare. Il foglio parlava chiaro, tutto quello che voleva passare doveva essere incenerito all'istante, invece non è così. Ci riproverò, ma non è successo prima questo, cioè io sono morta brutalmente. Anche perché se voi ci fate caso ce n'è uno che già ci corre il primo, corre dritto da noi. Quindi anche a fare tutto di corsa non facciamo in tempo. Forse provare a far così. Guarda, guarda la combinazione di cose. E dobbiamo sprecarlo. Sì! Mora! Mora veloce! Velocissima! Moira! Moira! Moira, cazzo! Vabbè, ma cosa stava facendo? Ok, fuori uno. Dai, vieni a prendere. Bravo! Oh, ottimo, ottimo. Lei è viva, vero? No, 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 fermati, fermati. Ok. E Claire ci guarda, ok. Oh mio Dio, sta morendo dissanguata, ecco perché ci guarda. Dobbiamo usare le bende che abbiamo trovato in precedenza. Ok. È tosta, però sembra che ce la stiamo cavando un pelo meglio di prima. No, no, no! Amicizia vera un ca! Sono morti tutti! E adesso? Adesso voglio vedere quanto tempo ci mette. Ah, una cura. Madò, manco l'avevo messa. E ne sta arrivando un altro, pattume. Ok,
Tra l'altro, ragazzi, si è curata di nuovo. Cioè, qui questa cosa puzza tantissimo. C'è sotto qualcosa di brutto qua. Ok, dobbiamo aprire la porta, però. Potrebbero essere infiniti, velocemente. Ma ora, velocemente, però, che cacchio stai facendo? Cioè, quanto ci vuole? Guardate quanto ci vuole! Dai! Ti devo aiutare, che devo fare? Madò, alla faccia! Alleluia! Uccide un altro! Ce l'ha fatta! Madonna! Basta, ce n'è un altro? Ok, via, via! Mio Dio, la fatica, ragazzi! La fatica! E non abbiamo ancora finito. Chiudetevelo alle spalle. È la prima volta che spero si chiuda. Ok. Ok. Beh, al diavolo quel cazzo di posto. Ma tu al diavolo. Dove credi che siamo? Mio Dio, la fatica, ragazzi. La fatica. E ci troviamo in chiusura, ragazzi. Purtroppo sono morto un paio di volte, quindi non sapevo bene quanto sarebbe durato l'episodio e ho registrato più del previsto. Comunque, come sempre, vi chiedo like e commenti al video, iscrivetevi al canale e alla prossima. Un saluto a tutti e buona giornata. Il mio nome è Moira Barton. Degli orribili mostri hanno ucciso gli altri. Per favore, aiutateci. Oddio.